Cile, cordigliera delle Ande, 4.000 metri sopra il livello del mare. Tra le cime delle montagne e dei vulcani più alti del mondo, l'aria è così rarefatta e carente di ossigeno da lasciare il visitatore senza respiro, e non solo per la fatica del vivere quotidiano, ma anche per lo stupore di essere di fronte ad uno dei paesaggi più insoliti e meravigliosi dell'America Latina. Si viaggia tra nature capricciose e imprevedibili, fra sterminate pianure color lava e pomice, chiamate nell'antico spagnolo e castigliano Pampas, formate nei secoli dall'eruzione confusa e prepotente dei vulcani andini. Sotto la volta celeste e incontaminata del cielo altiplanico si estendono immense lagune salate, come se il mare che nei secoli precedenti ricopriva queste terre le avesse abbandonate ad un destino di solitudine, tra rocce e croste lattee. Unico orizzonte la grande cordigliera al di sopra dei 6.000 metri, dove un vento ruvido e gelido gira permanentemente su se stesso fino all'ora del tramonto, quando il calore, ritirandosi velocemente, lascia la notte avvolta in un freddo glaciale. Sembra giocare, lasciandosi trasportare dalle scie indiscrete di un vento ascendente, sorvegliando meticolosamente ogni angolo remoto della natura cordiglierana. È il condor, segno della buona sorte, tacchino del cielo, secondo le leggende indigene. Vola, predatore instancabile, disegnando il profilo delle sue ali sulle pieghe di questa steppa infinita, natura distante, intoccabile, dove tra distinte condizioni di habitat la vita a volte stenta a manifestarsi, mutevole ed incostante nelle asprezze geografiche e climatiche, confusa tra estati e inverni in uno scambio delle parti vissuto nell'arco di una sola giornata, 20 gradi sotto il sole, meno 15-20 dal tramonto alla notte. L'immenso altopiano è sospeso sopra i 4.000 metri d'altitudine, come un davanzale sulle terre nordiche del grande deserto. A volte un fiume, un vulcano, un salar rappresentano il confine con il Perù e la Bolivia, con i quali l'altopiano del Cile condivide la medesima storia morfologica e ambientale. Tutti i salares dell'altopiano sembrano essere disposti a rosario. Perle bianche tra cicatrici di una crosta terrestre salmastra, lagune salate come questa che appare solitaria e maestosa, il Salar di Coposa, a 4.000 metri sopra il livello del mare, dove vivono e volano indisturbati i grandi fenicotteri cileni, elevando un grido di soddisfazione territoriale verso il cielo, subito castigato dal silenzio lagunare dell'altopiano. Diffidenti dell'uomo, e non a torto, piccoli gruppi di vigogne selvatiche corrono lontano, provocando quasi in un segnale di pericolo il volo improvviso di pappagallini verdi.
sguardo curioso di un lama domestico sorveglia da lontano le minute case dei pastori dell'altopiano andino, il popolo degli Aymara. Case pallide, senza finestre, costruite con fango, terra lavica e mattoni crudi, in contrasto con il vestire indigeno dalle forti e vivaci tinte. Amano vivere vicino all'acqua, tra profonde gole e falesie scavate dai fiumi della cordigliera, a contatto con una natura ostile e scomoda. Una natura che essi rispettano e venerano nei riti religiosi. Pachamama la chiamano, terra madre. Una madre povera ma generosa, che offre ai figli tutto quello che è possibile dare. Tra il terzo e il quarto millennio avanti Cristo si produsse una forte desertizzazione delle aree adatte alla caccia, facendo sì che si formassero consistenti migrazioni verso l'altopiano, dove iniziò l'addomesticamento dei camelidi, come i lama e gli alpaca. Gli Aymara si insediarono intorno al XIII secolo d.C., portando i loro greggi tra prati stagnanti e pantani acquitrinosi chiamati bofedales, stabilendo per tutte le comunità indigene il diritto al pascolo. Oasi verdi dell'altopiano, dove ai primi caldi del giorno amano abbeverarsi i placidi alpaca dalla frangetta lanosa e la pelliccia morbida, accanto ai lama dall'aspetto più severo e grossolano. Oggi questi immensi territori sono stati dichiarati riserve della biosfera dai settori ambientali delle Nazioni Unite e dallo stesso governo cileno, e forse non è troppo tardi per salvare e conservare uno dei principali ecosistemi del mondo, permettendo agli indios Aymara di riabitare quei solitari villaggi oramai abbandonati tra nature assenti e misteriose, come Isluga, antica sede di celebrazioni e riti religiosi. Eugenio Chayapa, capo della comunità indigena di Carichima, vive in questa terra. Questo è un mondo a parte, poiché è distante dalla civiltà urbana. Qui dobbiamo sempre essere capaci di dare una soluzione a qualsiasi problema, siano essi le malattie, siano le avversità naturali o le frequenti difficoltà economiche. Grazie alle terre che gli Aymara posseggono, è possibile essere autosufficienti con gli animali, allevando i lama, con la semina costante di patate, con la quinoa, un cereale che si combina con diversi alimenti. Per qualsiasi prodotto buono, noi ringraziamo la natura, la madre terra, l'acqua, la pioggia, le nubi, le montagne, dove vanno a sedersi le nubi. C'è sempre un rispetto assoluto per la natura. Fenomeni tra i più spettacolari del parco di Isluga, i geyser di Puzzuldissa sono 230 piccoli crateri che espellono acqua e vapori a 85 gradi di calore. Entrando in contatto con l'aria fredda della superficie, il materiale liquido, ricco di minerali di zolfo, precipita e si cristallizza, creando forme capricciose simili a ghiacciai in miniatura. In questo angolo sperduto e solitario delle Ande, i geyser, manifestazioni secondarie di vulcanismo, mostrano nel loro piccolo essere la forza di un grande drago sbuffante,
prigioniero della crosta terrestre ed emerso improvvisamente ad oscurare il sole dell'altopiano. Sull'altopiano le piante ed i cespugli si mimetizzano sotto profili di bassa statura, con foglie resinose e ridotte, apparentemente misere ed insignificanti, ma invece dotate di grandi capacità terapeutiche. Gli spazi altiplanici sono intrisi di queste nature contrarie e conflittuali, il calore pungente del giorno contro il freddo glaciale della notte, la pietra lavica e montana contro l'arena marina e salmastra, l'inverno secco e a volte temperato, contro un'estate piovosa e a volte catastrofica. Questa eterna dualità appartiene ad un unico armonico, dove anche i fumi e le eruzioni ad alta temperatura dei vulcani attivi convivono con nevi perennemente ghiacciate. Molti secoli fa, le acque del più grande fiume dell'altopiano cileno, il Lauca, scolpirono queste pareti rocciose lasciandole levigate e ripide, incanalandosi ogni volta per una strada diversa, disegnata e plasmata da violente scosse telluriche, da incredibili eruzioni vulcaniche, da consistenti fenomeni meteoritici e dall'azione continua ed erosiva dei forti venti andini. Lauca e le strade altiplaniche portano con sé la memoria geologica della cordigliera, terre emerse dallo scioglimento dei grandi ghiacciai sotto forme capricciose e vulnerabili, stratificate in un mosaico naturale di pietre, quarzi e minerali, pampas sinuose ed intoccabili, dove da qualsiasi punto si guardi sono visibili le cime perennemente innevate dei vulcani andini, altre volte riflesse sul palcoscenico azzurrato di una delle più belle lagune del nord cileno, il Salar del Suride. Tra le acque del Suride convivono e si riproducono alcune specie di fenicotteri dai colori più svariati, il rosa pallido del flamingo cileno, le punte alari nere ed il bianco corporeo del flamingo andino. Il Salar del Suride, situato a 4.300 metri d'altitudine, fu dichiarato monumento naturale nel 1983. I diversi sali, cloruri, solfati, carbonati di età quaternaria presenti sulle croste fragili delle rive lagunari imprimono a questo magnifico ecosistema un intenso colore bianco, distinguendolo nettamente dal paesaggio tutto intorno, formato da una brulla e scarsa vegetazione stepparica, dove i lama domestici amano pascolare in piena libertà. Quando mi stanco, mi fermo. Canta con parole semplici Antonio Mamani, pastore di lama, nomade dell'altopiano, capo aimara di una grande famiglia di tessitori andini, tenace difensore della sua terra e del suo popolo, da sempre duramente colpiti dall'uomo bianco. Tutta questa natura che ci circonda e che veneriamo è sempre stata messa in pericolo dagli uomini venuti dall'Occidente. Ci insegnarono anche di Gesù Cristo e della fede, e noi indigeni accettammo. Oggi, pur riconoscendo i vantaggi e gli svantaggi di ogni religione, stiamo lentamente cercando di recuperare la nostra cultura e identità. La cultura aymara
crede in una cosmovisione del mondo e in una dualità dell'essere sia naturale che soprannaturale. Il Dio cristiano non solo viene accettato, ma incorporato e reso presente nelle proprie credenze e manifestazioni religiose. Né poteva certo l'intelligenza pragmatica degli indios, rispettosi della madre natura, adoranti il sole che è vita, concepire la nudità come un peccato. Tant'è che a questi stupendi disegni indigeni dai tratti infantili e naif, situati all'interno della chiesa del villaggio preispanico di Parinacota, fu successivamente sovrapposta una moltitudine di fiamme che in verità non appartengono al mondo Aymara. Essi non temono il male, né sfuggono il demonio. A spegnere questo fuoco dannato degli inferi sono le acque del paradiso altiplanico. Un vero Eden acquatico, situato tra le nevi dei vulcani gemelli Parinacota e Pomerape, alti più di 6.300 metri. Al mattino, mentre il sole scioglie la sottile crosta di ghiaccio, tutto un mondo di volatili riprende a vivere in armonia con il quotidiano. Sono centinaia di anni che questa oasi faunistica vive indisturbata seguendo i cicli naturali della bioevoluzione. Un magnifico mondo lacustre appartenente alle terre dei 4.000 metri, esemplare sistema ecologico del pianeta andino. Terra di leggende antiche che narrano di storie simili alle nostre arche di Noè, ai nostri paradisi perduti, che raccontano di pietre dal volto e dalla voce umani, trasformate dagli spiriti divini della natura altiplanica. Terra degli Aymara, i figli del sole, terra dei 100 vulcani, padri dei segreti più profondi della madre terra, Pachamama. Pachamama.